Allora, mi chiamo Alessandra Profeti, sono un'insegnante e conosco Patrizia già da diversi anni. Ho fatto con lei molti percorsi e tutte le volte è una grande scoperta. Mi occupo, diciamo, di bambini, ma anche di crescita personale. Sto finendo una formazione come operatore olistico. Allora, ho saputo di questo evento perché mi sono iscritta già da tempo al percorso di vita straordinaria. È un percorso molto ricco, molto nutriente, molto denso veramente di lavoro e quindi c'è un percorso proprio di consapevolezza, di analisi, di riflessione, di rielaborazione di tante cose. E questo è veramente molto bello, però sentivo anche molto l'esigenza di fare, appunto, di partecipare dal vivo, anche perché è comunque sempre un'esperienza bellissima di condivisione, di forza del gruppo e anche perché è un lavoro che diventa ancora più profondo, cioè che diventa ancora più tuo. Si infila ancora di più, insomma, nella vita, nel quotidiano. Allora, ho deciso di partecipare proprio perché avevo bisogno di una svolta, di una maggiore intensità, di rendere ancora più concreto, tante cose, non soltanto gli obiettivi, ma un lavoro su di me ancora più profondo, ancora più, aderente alla vita, aderente proprio al quotidiano, assolutamente vero. Allora, quello che è cambiato per me non è soltanto consapevolezza, è la consapevolezza, diciamo, di essere sul percorso giusto per la formazione anche di me stessa. Ma con una tonalità ancora più decisa, ancora più determinata, sapendo anche di poter cadere, di poter rialzarmi, di poter contare su delle persone, di poter camminare insomma, insieme anche al gruppo, perché comunque questa condivisione che facciamo, che abbiamo vissuto qua in questi giorni in modo meraviglioso, è proprio uno stimolo alla crescita, al benessere, a diventare sempre di più la nostra versione migliore e sempre di più noi stessi. Allora, in questi giorni ho sicuramente imparato ad accogliere anche le mie parti più fragili e mi porto a casa sicuramente una grande energia, un grande amore per me stessa. E anche la conferma, insomma, di essere sul percorso giusto, insomma, sulla strada corretta. Quindi posso soltanto continuare e mettere in pratica, rendere sempre più concreto, anche quello che è il mio sogno, insomma, che non è più un sogno, ma è qualcosa che piano piano si prende forma e diventa più tangibile. Allora, lo applicherò sicuramente ricordandomi che le sfide si possono vincere, che è necessario buttarsi, che tutto sommato non succede nulla e a volte addirittura è molto più facile di quello che si poteva pensare. Allora, sicuramente a rendermi più attiva, ad accogliermi nella pienezza, a celebrare la vita, a cogliere il fascino che c'è nella vita, nelle persone, la connessione con la natura, sentirmi connessa proprio e radicata. Allora, rispetto a non essere come prima, sicuramente il discorso che non me lo posso troppo raccontare e quindi bisogna che prenda atto che quando c'è da fare, c'è da fare, che non posso stare così sul piano teorico,
ma ho sceso tutto nell'integrazione completa del corpo, dell'anima. Per me la parola chiave è stata espansione. Infatti è stato molto importante anche con i compagni in gruppo espandere delle risorse. E abbiamo espanso delle cose molto importanti, come sentirsi meritevole, sentirsi degni, sentirsi tolleranti. E diciamo che questa espansione è fondamentale per essere ancora più liberi. Allora, io ringrazio Patrizia perché questi giorni sono stati meravigliosi, perché veramente sono stati un vero e proprio dono, sia per il lavoro che abbiamo fatto su di noi, sia perché questo posto ha un'energia pazzesca, una natura strepitosa, e quindi ci siamo nutriti anche proprio della vibrazione del contesto, insomma. E ho fatto delle cose che probabilmente da sola non avrei mai fatto, e invece ho sentito profondamente questo supporto, questo stare insieme, ma pur in certi momenti facendo anche delle cose completamente da sola. E questo è stato veramente molto bello, quindi la ringrazio perché ci ha offerto davvero una possibilità enorme, sia di crescita, sia di spiritualità, sia di condivisione, sia di amore totale.